Benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovissimo video sul canale. Quest'oggi ci troviamo in un video particolare perché vi andrò a spiegare e vi andrò a fare un breve tutorial su come avere Pokémon Go craccato sul vostro telefono Android. È molto veloce, molto semplice, basta che seguite tutti i miei passaggi. Nel frattempo vi ricordo di lasciare like al video, iscrivervi al canale e attivare la campanella se questo video vi può essere utile. Direi di non perdersi in chiacchiere e di passare subito al nostro telefono. Ed eccoci qua ragazzi, siamo su Play Store, adesso bisognerà andare a scaricare l'applicazione di Pokémon Go, quella originale, perché servirà per fare l'accesso tramite Facebook. Una volta scaricato, premete su Gioca. Mettete tranquillamente la vostra data di nascita o comunque qualsiasi e dovete premere su giocatore esistente o se volete creare un nuovo account anche nuovo giocatore. Adesso ragazzi procediamo con l'accesso tramite Facebook. Se non lo avete vi ricordo di crearne uno nuovo. Appena si aprirà l'applicazione, se vi chiederà questa cosa non abilitatela, quindi forse più tardi dovete premere. Ecco qua che la sincroavventura è disabilitata. E niente, ragazzi, una volta fatto l'accesso tramite Facebook, dovete semplicemente andare a disinstallare l'applicazione. Siamo qua su Play Store, andiamo a disinstallarla e una volta disinstallata passeremo subito a scaricare quella lì craccata, perché non servirà più quella originale. Quindi andiamo sul nostro Google, cerchiamo PG Sharp. Eccola qua l'applicazione, il sito. Comunque vi metterò il link del sito in descrizione. E nulla, ragazzi, andiamo semplicemente a scaricare quella gratuita, quindi dove c'è scritto download. Premete installa comunque e una volta scaricata, ragazzi, andiamo su download, installazione pacchetti e scarichiamo l'applicazione. Una volta scaricata, ragazzi, e aver fatto il test antivirus, andiamo ad aprirla e vi sembrerà uguale a quella lì originale, ma ragazzi, se non fosse per altro che c'è una stellina qua sopra che ci indica che è craccata, ovviamente. Andiamo a mettere la nostra data di nascita, giocatore esistente, e qui, ragazzi, dovete fare l'accesso con Facebook, con il solito account che avete fatto prima. Quando vi si aprirà, l'applicazione, vi apparirà così. Quindi vi apparirà il Pokémon Go normale con il joystick e una stellina là sopra. Adesso ragazzi sono a New York, però importantissimo, vi andrò a spiegare quali sono le impostazioni ideali per questa applicazione craccata. Quindi andiamo su impostazioni. Dovrete attivare eccellente e palla curva per avere XP extra, ovviamente. Disabilitate il joystick, poi vi spiegherò il motivo per la quale dovete disabilitare il joystick e successivamente dovrete anche attivare anche il Tap to Walk e il Double Tap to Teleport. Dopodiché potrete decidere se mettere a incubare l'uova automaticamente, sia prima quelle lì diciamo con chilometraggio più lungo, quelle da 10 km, o se no prima quelle più corte. Io preferisco mettere prima quelle più lunghe, almeno già me le mette in incubatore e siamo a posto. Inoltre abbiamo anche l'opzione Blocca Non Shiny, che attualmente metto spento. Dopo vi farò vedere a cosa serve. Vi piacerà molto se siete dei nerdoni e volete cercare tutti gli shiny. Importantissimo mettere il timer cooldown, perché se no ragazzi rischiate di essere shadow bannati. Quindi ragazzi mettetelo attivo. E queste qui sono le impostazioni, ve le faccio vedere velocemente. E nulla ragazzi, premiamo ok ed eccoci qua. Come potete vedere lì a destra abbiamo il cooldown che attualmente è di 0 minuti, 0 ore, 0 secondi e a sinistra abbiamo la stellina con tutte le opzioni presenti. Adesso raga, come potete vedere, dopo aver premuto il tap to walk, se noi premiamo un punto nella mappa, l'omino ci si sposterà verso quel punto. Voi potete ovviamente cambiare la velocità del giocatore, ma io vi consiglio sempre di mantenere quella 9.3, che è quella più sicura per evitare cose losche, diciamo. E invece, ragazzi, con il doppio clic, invece sulla mappa vi potete per l'appunto teletrasportare in quel punto. Proviamo adesso a prendere per esempio questo Electric e vi mostrerò che qualsiasi sia il tiro che farò, mi darà sempre eccellente. E anche con palla curva, quindi eccellente.
E come potete vedere nei bonus XP abbiamo anche palla curva, perché è stato preimpostato per l'appunto nelle impostazioni. Possiamo tranquillamente girare Pokéstop, possiamo fare tutto quello che vogliamo, come fosse Pokémon normale. L'importante, ragazzi, è stare attenti al cooldown, mi raccomando. Perché, per esempio, se io vado a teletrasportarmi qua giù in fondo, posso sia camminare che teletrasportarmi, però se mi vado a teletrasportare in una distanza lontana rispetto a quella in cui sono, come potete vedere là sopra, il cooldown sarà di 1 minuto e 12, quindi dovrò aspettare circa un minuto prima di girare Pokéstop e catturare Pokémon, altrimenti si rischia il ban, lo shadow ban. Adesso vado a rimettermi nella posizione all'incirca dove sono e come potete vedere torna a zero, quindi posso prendere quello che voglio. Un'altra cosa molto figa di questo, diciamo, crack è il fatto di poter utilizzare le feeds. Cosa sono le feeds? Semplicemente premendoci sopra si aprirà una tendina dove te potrai andare a vedere i Pokémon con IV al 100% vicini a te. Quindi premiamo, andiamo a selezionare per distanza. E attualmente purtroppo, ragazzi, quello più vicino è a 12.000 km, quindi evitiamo di andarci e di teletrasportarci perché il tempo che il cooldown finisce, diciamo, il Pokémon è già despawnato, quindi non ne vale assolutamente la pena. Bisogna essere un po' fortunati a riuscire a trovare un Pokémon abbastanza vicino a tal punto di catturarlo senza che despawni. Adesso ragazzi vi farò vedere l'opzione blocca non shiny. Allora ragazzi è un'opzione molto molto figa, molto veloce per cercare di prendere più shiny velocemente senza perdere tempo. E semplicemente il gioco vi bloccherà tutti i Pokémon che non sono shiny non facendoveli catturare. Infatti come potete vedere con questo mashup qua non me l'ha fatto catturare e così anche con questo Electric perché in basso appare scritto bloccato non shiny. Inoltre, cosa molto figa, accanto alla parola non shiny c'è scritto anche l'IV, quindi se dovesse capitare un Pokémon IV 100 e non shiny, basta disattivarlo e catturarselo, molto semplicemente. Questi qui erano tutte le informazioni principali per utilizzare questo crack al meglio e come potete vedere, ragazzi, funziona, quindi se vado sui miei preferiti potete vedere che ne ho presi un bel po' di shiny. E anche belli forti. E niente, ragazzi, questo era tutto quello che c'era da sapere. Adesso passiamo all'outro. Detto questo, ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Spero che riusciate a scaricare questo Pokémon Go craccato. Per qualsiasi informazione, per qualsiasi dubbio, commentate il video. Io sarò qui per rispondervi. E niente, noi ci vediamo in un prossimo live, un prossimo video. Da Daddy Dome è tutto. Ciao, ragazzi. Ciao.